Settimana di grandi cambiamenti all'interno della Carcherese Calcio, che ha preferito sollevare dall'incarico Enzo Ferrari, divenuto solo qualche settimana fa player manager della giovane comitiva biancorossa. Al suo posto Pino Caruso, attuale allenatore della Juniores. Ci si affida alla sua esperienza e naturalmente il cambiamento è stato dovuto anche dalla partenza del fantasista argentino Victor Hugo Lorenzon e dal clamoroso reintegro all'interno della rosa di Marco Sandokan Marelli, che molto probabilmente quest'oggi andrà in campo. Vi lasciamo adesso al live, addentrandoci all'interno degli spogliatoi, cominciando subito da quello del Bragno. A tra poco. Ecco lo spogliatoio dei biancoverdi, silenzio assoluto. Telecamera subito su Andrea Magliano. Rilassatissimo. In fondo dal muro si mettono già in posa Bottinelli e Cattardico. Poi Di Noto. Ecco Alessio Bottinelli e il sinistro di Dio, Cristian Cattardico. E adesso l'atteso ex Antonio Marotta, lucida le sue Asics. Poi Agostino Russo. Super concentratissimo. Vediamo anche in mezzo a questi tre giovanotti Antonino Montalto. E poi Samuele El Caronte Caruso. Momento di grazia per lui. Molto atteso in questa partita. Entriamo adesso dai nostri ragazzi, vediamo subito il massaggiatore Ferraro fasciare le caviglie di Federico Boveri. Come ci diceva il mister, stiamo alti a tre, sta Marco centrale, Diego Rovetta da una parte, Fausto dall'altra. E le ultime raccomandazioni ai suoi ragazzi. Lo ascolta con molta attenzione lo squalo Gianluca Rollero. Vicino a lui Fausto Rebella. Mari e Zezza, andiamo via. Chi è che c'è la fasciata? Ok, Reinventato in occasione di questa partita come difensore centrale. Lui che è un medianaccio puro. Ecco adesso Del Piano si alza, lasciando spazio a Claudio Piccardi. Recuperato al 100%. Vediamo adesso Negro. Laterale Fausto e Alex. Ancora Federico Boveri, il Duca Conte. Vicino a lui Simone Allario. Solo. Sulla destra del monitor Diego Rovetta, capitano. Vicino a lui Bagnasco.
Dallo stadio Paolo Ponzo di Bragno, ben ritrovati gentili spettatori di Carcarese Television per la gara numero 25 del campionato di promozione 2013-2014. Diamo subito la formazione della Carcarese. Allario, Zingani, Del Piano, Marini, Bagnasco, Piccardi, Roveta, Rebella, Rollero, Boveri, Marelli, allenatore Caruso. Buona visione per questo attesissimo derby tra Bragno e Carcarese. Rollero dalla sinistra, pallone invitante per Boveri che aggancia malamente la sfera di gioco. Può controllare bene il portiere del Bragno. Corner per i biancorossi, alla battuta Fausto Rebella. Parte lo spiovente di testa, ancora Boveri. Parata del portiere. Ancora Boveri, insidiosissimo, viene steso da Alessio Bottinelli. Ci sarà un calcio a punizione per i nostri giocatori. Il direttore di gara sistema Caruso, Montalto e Agostino Russo, perché la battuta è pronto Fausto Rebella. Le ultime raccomandazioni del fischietto. Parte Rebella, il sinistro a giro, alto sopra la traversa. Lancio in avanti del Bragno, l'uscita mal destra di Simone Allario per il gol dell'1-0. Patroni di casa in avanti con Alessio Bottinelli. E di rapina porta Bragno in vantaggio 1-0. Solito spavento di Cattardico, ribatte Zingani, palla per Montaldo, posizione regolare, il tiro viene ribattuto prontamente dall'Ario. Cattardico vicino al cerchio di centrocampo, scodella la palla in avanti per Caruso, spalleggiato da Marini, palla in calcio d'angolo. Parte il sinistro di Cattardico e basso, la palla scorre sempre per i biancometti. Con dovuta calma Montalto, di nuovo dentro Marotta, palla fuori. Addomestica egregiamente il pallone e il Caronte Caruso, varie soluzioni davanti a lui, prova a rindietreggiare. Viene fermato da Roveta e poi l'intervento, più che deciso, ai danni di Federico Boveri. Si va subito a scusare Samuele Caruso. Le proteste poi di Capitan Roveta, che chiedeva un cartellino giallo per questo intervento. Invece la sanzione disciplinare arriva proprio ai suoi danni. Don Antonino Montalto, spalle alla porta, dietro per Bottinelli, ancora all'indietro per Cattardico. Parte la sciabolata col sinistro, la spizzicata di Marotta. Allario fa sul pallone. Dalla destra Cattardico, cross in mezzo, con i pugni all'Ario, prova la ribattuta, centrocampista del Bragno, ci riprova in un secondo momento, Roveta, fa scudo, palla fuori. Provano a prendere coraggio adesso i nostri ragazzi, autore dell'iniziativa, Fausto Rebella, si guarda intorno, Montalto su di lui, attenzione, riesce poi ad andare molto bene, via, anche ad Agostino Russo, palla dentro, manca il pallone Boveri. Aeroman Piccardi sulla tre quarti avversaria per Rollero, un colpo di pinna geniale, brucia anche il terzino napoletano Russo che lo stende, calcio di rigore per la Carcarese e cartellino giallo per Agostino Russo. Rivediamo il replay e sì, tocca il pallone ma molto probabilmente gli va anche addosso prima del contatto con la sfera di gioco. È tutto pronto, la rincorsa di Rollero, Giangi Rollero 1-1.
Pareggio per i biancorossi con Gianluca Rollero, lo squalo, sempre lui. Attenzione a Cristian Cattardi, col libero di controllare, parte il sinistro! Simone Allario fa sul pallone. Calcio d'angolo per la Carcarese, Rebella, esce il portiere con i pugni, allontana via il pericolo. Ancora Cristian Cattardi con il suo sinistro magico, in dentro, in area di rigore, pericolosissimo! Allario, smanaccia in calcio d'angolo. Antonio Marotta tra le grinfie di Rebella, cross deviato. E calcio d'angolo per i biancoverdi, parte Cattardico, attenzione alla ribattuta, Gabriele! D'avanzante! 2-1! 2-1 per il Bragno! Ripartono i biancorossi, la torre di Marelli per Boveri, attenzione, area di rigore, palla dentro ancora per Marelli, ma viene ribattuto dalla retroguardia locale. Cattardico con il sinistro, non ci arriva per un pelo Marotta. Sandokan all'arrembaggio, deve rindietreggiare, attenzione, due su di lui, lo fermano bruscamente, calcio di punizione. Parte Marelli con il destro d'effetto, altro, sopra la traversa. Calcio d'angolo adesso per i padroni di casa, parte Cattardico in mezzo, il colpo di testa di Antonio Marotta, 3-1. Si concludono i primi 45 minuti di gioco, la Carcarese in svantaggio per 3-1. Partita abbastanza equilibrata, il sinistro naturalmente di Cristian Cattardico crea non poche difficoltà alla nostra retroguardia. I colpi di testa di Marotta hanno fatto il resto. Prova adesso Rebella, la finta con il sinistro, si coordina, parte la pennellata dinamica, Poveri con un colpo di tacco, Marelli all'indietro, il sinistro di Roveta, la parata del portiere. Cambia adesso nelle file dei locali, fuori Samuele El Caronte Caruso, dentro Victor Fabiano. Prova a prendere coraggio la Carcarese con Marco Marelli, il destro ribattuto dalla difesa locale. La palla va lontano, riesce comunque a recuperare bene Roveta. Parte le cross con il sinistro di testa, Claudio Piccardi. Il solito Cattardico dalla bandierina del corner, svetta Marotta e insacca il gol del 4-1. 4-1, grazie al capitano Antonio Marotta. Tanto Pino Caruso rileva Marco Ravelli al suo posto, Nicolo Guastamacchia. Cross in mezzo di Bottinelli, il colpo di testa del solito Marotta. E sono 5. Con la tripletta per Antonio Marotta, fatale, l'ex biancorosso. Intanto fuori Bagnasco, dentro Gallesio, esce anche per i locali Antonino Montalto, fuori anche Agostino Russo,
Calcio di punizione, parte catartico, questa volta con i pugni. Allario, mette fuori, Rollero, la finta. Palla ancora per lo squalo, di prima intenzione, controlla bene Rebella, palla dentro, Boveri solissimo! Palla fuori, incredibile, incredibile. Calcio d'angolo di Cattardico, attenzione Mucchio, Bottinelli il destro, e sono sei, 6-1 per il Bragno, con Alessio Bottinelli. Siamo giunti alla conclusione di Bragno-Carcarese, risultato pesantissimo per i biancorossi, stretta di mano tra Ceppi e Caruso, non poteva cominciare in maniera peggiore l'esordio alla panchina nella prima squadra di Pino Caruso. Speriamo nelle prossime partite, domenica prossima ci sarà la Voltrese in casa. Da Manuel Giuvella è tutto, arrivederci al prossimo incontro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti quanti voi. E soprattutto, forza Carcarese, crederci fino in fondo, fino all'ultimo, perché non è ancora finita ed è tutto ancora da decidere.